Una partita vinta in modo meritato, una partita molto difficile sul campo ostico. Abbiamo affrontato una signora squadra. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo giocato con rispetto, con intensità e alla fine siamo stati premiati perché la partita è stata una partita positiva. Il cambio di Ranieri nell'intervallo, come mai? Ma Ranieri aveva un problemino muscolare, si era sentito un po' indurire, non volevo rischiarlo per il secondo tempo. È stato onesto lui a dirmi: mister, sono un po' in difficoltà e quindi abbiamo optato per il cambio. Avete comunque una rosa lunga, abbiamo visto che anche con i cambi la squadra non si è snaturata. Sì, hai ragione. Abbiamo qualche giocatore in più, appunto per cercare di andare oltre a queste carenze e a questi infortuni. È una rosa molto lunga, ma devo dire che si impegnano tutti, durante la settimana mi mettono sempre in grande difficoltà. Dopo il secondo vantaggio non vi siete abbassati troppo, anzi avete cercato di chiuderla. Sì, perché l'Avezzano ha giocatori importanti che non li puoi portare in area di rigore, quindi il nostro intento era quello sempre di pressarli in una distanza media alta e abbiamo fatto anche qualche break importante e potevamo chiuderla anche prima la partita. Forcini è entrato bene, come sta? No, Forcini è un gran giocatore, è stato uno dei pochi a essere riconfermato l'anno scorso, sappiamo le sue qualità. Non l'abbiamo avuto per un po' di tempo e questo ne abbiamo risentito. Un giocatore importante, c'ha gamba, e a noi è tanto utile.